ci sono cover dozzinali e cover spaziali. Questa è arte per te, arte per te. Ciao a tutti e bentrovati sul canale, buongiorno, come state? E allora, secondo video, in realtà primo video creativo del 2018, perché il primo video è stato quello di giorno 1, l'oroscopo creativo. Spero che vi sia piaciuto, mentre oggi facciamo una cover. È una cover spaziale fatta da noi, una cover pompon! Non so se si riesce a vedere, è morbidissima ed è bellissima. E se vi cade il telefono, state tranquilli che rimbalza. No, non rimbalza, però non si fa nulla perché è protetto da tutte le palline. È una cover invernale stupenda, vi tiene calde le orecchie. Non lo so, mi piaceva l'idea di tutti questi pompon. E anche visto davanti, guardate, fa molto cornicetta. Molto comoda, tastini tutti raggiungibili da entrambi i lati, anche prese per la ricarica e anche fotocamera ben in evidenza. Non abbiamo dovuto sacrificare niente per avere una cover bella e divertente. Spostiamoci di là e andiamo a vedere come si fa. Ed ecco l'occorrente per creare la mia cover nuova. Cosa mi serve? Una cover. Io ho trovato questa carinissima a 3 euro da Tiger. Io ho un iPhone 7, quindi va benissimo per il modello del mio cellulare ed è carinissima, ve la faccio vedere, perché guardate, in vellutino, molto 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 carina. Su questa cover applicherò una serie di pompon di diverse dimensioni, alcuni piccoli, alcuni medi. Questi io li ho presi dai cinesi, ma li ha anche Tiger multicolore, insomma non sono difficili da trovare. Io li ho comprati a 1 euro a confezione dai cinesi, a dirla tutta. Ed alcuni grandi che estrapolerò da questa confezione di pompon maxi. Bene, cosa ci occorrerà per incollare il tutto? Colla a caldo e relativa stecca, o comunque anche una buona colla aceto vinilica va più che bene. Cominciamo subito! Comincio ad attaccare i miei pompon piccoli sulla cornice esterna, così, presso molto molto bene. E adesso comincio a inserire qualcuno di quelli un po' più cicciotti e così li alterno l'uno all'altro tutti assieme. Ovviamente sto attenta a togliere tutti i fili di colla, che sono inevitabili, ma che vabbè, con un po' di pazienza vengono via facilmente. Inserisco un po' di quelli grandi, così che vedo bene dove li ho messi, e adesso, dopo averli inseriti nella composizione, infittisco tutto con quelli piccoletti. Ed eccola pronta la mia super morbidosissima, assurdissima cover. Guardate che bella, è morbidissima. Oh, per le casalinghe è pure utile per dare un colpo di spolverata così al volo mentre si esce. Ovviamente scherzo. Adesso la provo sul cellulare. È vero se posso aggiungere un'altra pallina qui dove c'è la fotocamera. Ed ecco, sì, la posso aggiungere un'altra qua, non me la copre la videocamera. Quindi, e voilà, adesso ripulisco da tutti i filamenti della colla a caldo, faccio le foto e dopodiché mi metto subito al telefono. Ma non è fantastica? Morbida, morbida! Vi lascio le foto e ci vediamo dopo, ciao! Visto che fa
facile fare la nostra cover, bastano un po' di pompon, un po' di colla a caldo o con l'aceto vinilica e il gioco è fatto. Avrete la cover più fashion, cool, calda dell'inverno. Un modo diverso di vivere il proprio cellulare, non omologandosi a tutte le cover uguali, ma avere la propria personalizzata. La mia è così, rossa a palline. Se questo video vi è piaciuto, impallinatemi un bel pollice in su, condividetelo sulle vostre pagine Facebook e soprattutto iscrivetevi sui miei altri canali. Ombretta, il mio canale di beauty e lifestyle, e Due Cuori Una K, il canale di cucina che ho insieme a mio marito Gabriele. Ve li metto qui da qualche parte. Vi aspetto su Instagram, cercate Arte per Te per rimanere aggiornati su tutte le novità live dei video. Là posto spesso delle stories con le anteprime dei video. E quindi, ragazzi, non mi rimane che dirvi, ci vediamo sempre qua per il prossimo video, anche per tutto il 2018. Un grande bacio a tutti, vi voglio bene, ciao!